Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelan. DJ, riavvolgi. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it or just let it slip? Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, blow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment. World is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to post-mortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these losses all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father, he goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These losses don't want him no more. Call rage, tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers, and it's no movie, there's no Mackay. This is my life, and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see, that's all I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another day in monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trailer's got to go. I cannot grow. Senti che flow. Opportunity that I got. You better lose yourself in the music, the moment you want it, you never let it go. You only get one shot, do not miss your chance. Mauri, guardami negli occhi. Sì. Se tu avessi una sola opportunità, una sola occasione, per fare che? La coglieresti? Sì. O te la faresti scappare dalle mani? Coglierei. Ah, bravo, cioè, che, secondo me è quello che risponderemmo tutti. Certo. No? Ma se tu avessi un'opportunità, cioè, chi è che ti dice? No, no, io no. No, io me la faccio. Scusa. No, 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 io me la faccio scappare via. Lose Yourself di Eminem, ci scrive un'ascoltatrice dicendo: pensate che caso, a me piacciono sempre i casi. Quelle volte in cui senti una canzone che comunque sia del 2002. Ha vinto l'Oscar, quindi è un pezzone incredibile, però non è che lo senti proprio tutti i giorni. Quindi canzoni che non senti da tanto, la senti una volta e il giorno dopo la radio te la propone. Lei l'ha fatta ascoltare al figlio che adesso l'ha messa nella playlist. Yuhu! Così, mi piacciono questi giochi del destino. Buongiorno a tutti ragazzi, pronti a iniziare una nuova puntata di Cattelant? Guardatemi tutti negli occhi ragazzi da casa, tutti gli ascoltatori. Se aveste solo un'opportunità, una sola occasione nella vita, la coglierei.
fareste o ve la fareste? Sigla! Ma opportunità di che tipo? Ma lavorativa, ma anche solo di svago, un'opportunità di svago. ciao Ale, vorrei fare del proselitismo. Su Spotify dove la trovo la tracklist delle tue prime canzoni? Cioè le canzoni con cui ogni giorno iniziamo il programma. Io credo su Spotify mettendo... Come ci arriveresti? Usiamo la logica. Vai, vai. Cosa stai cercando? La playlist delle nostre prime canzoni. Sì. Come si chiama questo programma? Cattelan. Quindi a logica tu cosa provi a mettere su Spotify? Prova a farlo anch'io, magari non è così, eh. Cattelan. Prime canzoni. Allora, la prima cosa che esce è il podcast, la seconda è playlist Milano Riccione, è quella. È lei? Credo sia, c'è un pubblico non pubblico? No. Credo che una volta che lì la possono vedere tutti, credo. Sì. E ci sono tutte, fammi vedere se è aggiornata. Mi sa che è aggiornata perché ce ne sono un botto qua di canzoni. Oh, l'ultima è Lose Yourself. C'è già Lose Yourself. Quindi il ragazzo che l'ha fatta oggi ha già messo questa canzone. Ieri, Fuck It, Big Big World, Feel It, Kiss Me, Strange World, Teenage Dirtbag. Oh, aggiornata al secondo. Ah, bravo. Neanche quando uno muore su Wikipedia trovi subito così al volo. È stato le foto con lui. No, a me fa cioè, nel dispiacere dentro di me, comunque c'è una parte malata del mio cervello che anche nel dispiacere magari di notizie brutte si stupisce in maniera beffarda di come velocissimamente tu non sei più, ma è stato. È cioè, se io muoio adesso, in un secondo non è più Alessandro Cattelan è un cretino, ma è stato un cretino. Cioè, diventa subito in un secondo è stato. E siccome questa roba la fa la gente, vuol dire che c'è qualcuno che appena scopre che qualcuno è morto, il primo istinto, la sua prima reazione è: vado su Wikipedia, devo cambiare. Servizio alla comunità. Mamma mia, ragazzi, che teste che abbiamo. Buongiorno Mauri, come stai? Benissimo. Maurizio Rossato è stato un poeta. Sì. Disc jockey. Sì. Regista radiofonico e... Sì. Artista, cosa ci mettiamo? Produttore discografico. Buongiorno a Fosca, ciao. Buongiorno anche a Valterone. Faccia, sei morto veramente tu. Walter è stato un tifoso del Monza. E basta. Cosa diranno di te quando è? Cosa sei stato? Un tifoso del Monza. Buongiorno a tutti. Oggi è mercoledì, è la puntata in cui viene a trovarci la dottoressa Stefania Andreoli, quindi parleremo insieme a lei di tutti i problemi che avete nelle vostre testoline, ma anche un po' dei nostri problemi. Mm-hmm. Allora, ieri ho postato su Instagram e sulla mia nuova piattaforma di sfogo che non so usare. Allora, non giudicatemi. Sì? C'è un motivo per tutto. Adesso non sto qua a dirvelo, ma c'è un motivo per tutto. Mi sto interessando a TikTok, sto cercando di capire un po' il funzionamento di TikTok e sto avendo delle grandissime difficoltà. Non riesco proprio a capire come si facciano delle cose, no? Quindi sto lì il giorno, studio, cerco di capire così, ma non capisco una mazza così. Quindi sto spippolando su TikTok. Ieri ho messo su TikTok e su Instagram la foto di Olivia che le hanno regalato dei trucchi e ovviamente li ha voluti provare su di me. Ah sì? Tutti sotto un scritto, quindi stasera fai la doccia di sera o te la fai domani o fai la doccia domani mattina. Ieri ho fatto struccaggio, struccamento, come si dice? Struccamento? Struccaggio? Struccaggio, credo. Ho lo strucco? Ti sei struccato? Mi sono struccato. E poi ho fatto comunque la doccia stamattina. Ho fatto tutta la doccia stamattina. E per dirvi: no, poi su TikTok. Quindi sei andato a letto col tonico? Allora, adesso mi fate sentire un'ansia. Sono andato lì in bagno. Eravamo io e Olivia che si è messa la fascia quella nei capelli per tenerli dietro. Così io invece no, perché non serve. Dischetti. Sì. Tutto struccante. Quella scena nella mia testa. Ce l'hai il ridi pagliaccio? Ce l'hai? Che cos'era, Walter? Ridi pagliaccio? Cos'era? Una scena di Robert De Niro? Ah, Aldo Giovanni e Giacomo, che Robert De Niro, è vero? Aldo Giovanni e Giacomo, di Giacomo Poretti, che fa il mimo a teatro e si strucca e sotto c'è questa musica. Quindi ero lì che mi struccavo con i dischetti e nella mia testa sentivo... Poi sapone quello apposta. Sì. Non il sapone quello da manico, cioè il sapone che secca quello tutta la pelle. Il sapone quello apposta, cremina. Sì. E basta, fine. Ah. Che cosa devo fare? No, allora. Quindi doccia di sera e poi però stavo parlando di questo per dire i problemi che abbiamo nella testa. Ieri spippolando su TikTok mi capita il video
forse perché me ne ha parlato Franco Russo ieri e i telefoni ci ascoltano, non lo so. Mi capita il video di un signore o una signora, si vedono solo le mani, che di lavoro spreme i brufoli e i punti neri delle persone con il macro. Ma di lavoro o per hobby? Secondo me di lavoro perché hai i guanti, non lo so. No, non lo so. Io mi, cioè, aver messo i guanti mi ha dato tutta un'immagine più professionale alla cosa. No, effettivamente forse è solo un malato mentale anche lui che si mette i guanti come perché Franco Russo. Perché giustamente gli fa schifo, come Franco Russo. E quindi insomma sono stato, ti giuro, mezz'ora che non riavrò mai più indietro della mia vita, che ho proprio buttato guardando questo qua che spreme i punti neri. Quindi volevamo anche chiedere alla dottoressa oggi, oltre ad aiutare voi, chiedergli: ma perché quando vediamo delle cose? E mi faceva schifo, eh? Eppure... mi faceva schifo, ma non riuscivo proprio a staccarmi di lì. Quindi partiremo chiedendole come mai a volte sono delle. Un po'. Il concetto dell'incidente in autostrada. Sì, ma è una cosa brutta, pericolosa, spaventosa, a volte anche, però quando vai non, fai fatica a non buttargli un occhio. Non lo so, io sento che dietro questa cosa c'è di più, perché c'è di più del pus. Dietro questa cosa di solito c'è del marcetto, c'è sì. C'è un po' di marcio. Molto bene, vi ricordiamo sempre che è mezzogiorno e noi questi argomenti li affrontiamo anche a mezzogiorno, sì. Ok, siete voi che dovete avere le palle per ascoltarci, ok, non noi che ci adattiamo all'orario. Iniziamo subito, dai, mettiamo il primo pezzo così poi diventiamo seri tutto di colpo con la dottoressa in studio. Partiamo con I Love You Baby, Jovanotti su Radio DJ. I giorni passano lenti se li conti uno per volta, aspettando una svolta, baby. Bisogna che non ci pensi, non guardare cosa fa l'altra gente, non lo sa, credi. Pare che di questi tempi tutti cercano di dare una colpa per spiegare cosa succede alle loro menti, che si intrecciano a pensare, non riescono a volare. Senti, c'è una canzone di tanti anni fa che sembra scritta ora, non mi ricordo neanche più come fa, ma il testo dice qualcosa come I love you baby, più chiaro di così non c'era. I love you baby, lo canterò per te stasera, domani e finché non vedrò la luce dei tuoi occhi tornare. La tua bellezza è potente, ci puoi fare cose belle, anche fottere la gente. Le cose accadono sempre sulla strada per Damasco, penso subito non è un incidente. Sai com'è? Dipende, sul pacchetto delle gambe qualcuno non ci vede un bel niente. A te io affido i miei istinti, soprattutto perché so quanto ami gli animali. Senti quella canzone di tanti anni fa che sembra scritta ora, non mi ricordo neanche più come fa, ma il testo dice qualcosa come I love you baby, più chiaro di così non c'era. E invece sei qua, sei vera, e che ti posso toccare, baciare, abbracciare, averti a litigare. Oh, 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 I love you baby, più chiaro di così non c'era. Vedi che io mi ricordavo anche un De Niro con Ridi Pagliaccio. Mi rimetti Ridi Pagliaccio, che però è bellissima. De Niro negli Intoccabili, quando Al Capone piange commosso durante l'opera, perché in quel momento il suo sicario stava facendo fuori uno. Io ieri mi struccavo così. Ma è arrivata in studio fresca, la dottoressa Stefania Andreoli.
il pannolino al contrario, ti dimentichi di riscaldare il biberon, ti siete presi. Devi uscire di più, giocare di più. È ancora solo aprile. No, non è neanche ancora aprile, ragazzi. Non l'ho fatto apposta, mamma. Vedrai quando avrai tu dei figli. Perché stavamo... Ormai l'unica cosa che chiediamo a tutti da ieri è: oh, doccia la sera o doccia la mattina? La sera o la mattina? La dottoressa ci ha detto che d'inverno non è neanche così necessario farla. Troppo in genere. Io però credevo che noi fossimo amici. Che certe cose rimanessero nell'alveo della privatezza. Stefi, questa ingenuità non ti appartiene. Lo sai che qui tutto quello che uno dice può essere usato con te. Ma cerchiamo di farci perdonare dicendo a tutti che è uscito Lo faccio per me, il nuovo libro di Stefania Andreoli. Quando è uscito? Oggi, ieri. Come funziona con i libri? Le prime proiezioni quando te le danno? No, allora, devo dirti che io lo so già come sta andando, ma mi hanno fatto giurare di non parlare di numeri. Il motivo dei per pre-order? Cui lo so, sì, il motivo per cui lo so è che solo con i pre-order eravamo già in ristampa. Porca galera. Quindi sta andando bene di brutto. Sta andando bene di brutto. Anche se oggi non ho fatto la doccia. Su una scala da zero a Maurizio Rossato, anzi da Maurizio Rossato, su una scala da Maurizio Rossato a Fabio Volo. Siamo verso il Fabio Volo, siamo verso il Fabio Volo. Vuoi fargli un pendolino per sapere quale sarà la cifra finale, Mauri? Allora, il pendolino di Maurizio Moscato? Vedo un 60. No, è vero. No, sta scendendo. Ah, scende. Ha iniziato a oscillare tanto di là, poi adesso 40.023 copie. 40.023? Sì. 40.000. Com'è? È un successo 40.000. Beh, mamma, sì. Tantissimo. Funziona quando si parla di libri, chi non se ne intende tende sempre un po' a semplificare il conteggio, perché poi uno vuole sapere quanto guadagna, a dire un euro a copia. Allora, dipende. È così o è di più o è di meno? Allora, io posso parlare per me, non sono espertissima di come funzioni per gli altri, anche perché considera che io non scrivo romanzi, quindi forse poi chi scrive libri che possono per loro natura avere un pubblico più ampio come chi scrive storie, probabilmente poi ha contratti diversi. Nel mio caso... Però vanno in questo cos'è? Saggio? No, è un saggio. Sì. Sì, però sai, qualcuno potrebbe ritenerla una lettura che non fa per lui, perché magari ama leggere, sì, che diciamo, ne so, fantasy. Trattando un argomento specifico, esatto, come tutti gli argomenti specifici vanno un po' a chiudersi invece che ad aprirsi. Se no? non ti senti chiamato, forse non rispondi, no? Nel mio caso questo è il quarto per me e è stato un upgrade. Diciamo che le royalties vengono un po' proporzionate anche a che tipo di titolo sei e quanto hai venduto prima. Nel mio caso non è tantissimo, cioè non si fanno i soldi con i libri. Però è più soddisfazione. Davvero 40.023 probabilmente poi ci faccio un garagino, parte. Non a Milano. Non a Milano, ce lo compriamo. Allora, visto che abbiamo parlato dell'argomento, l'argomento è essere madri senza il mito del sacrificio, quindi lo faccio per me. Facciamo questa operazione di guerrilla marketing incredibile. Questo libro, che è tutto rosso, la copertina rossa, così anche qui è tutto pensato, si vede subito il rosso. Il rosso e il giallo in libreria, per vanno di brutto. La Steffi Andreoli, sulla fascetta che accompagna il libro, la psicoterapeuta, voce di Radio DJ, Cattelan, firma del Corriere della Sera. Allora, se andate in libreria, le librerie sono quei posti pieni di libri, lo so che non ci va più nessuno, però se vi capita di vedere un posto pieno di libri, è una libreria, andate, scambiate le fascette del mettete questa fascetta su un altro libro e a lei ne mettete un'altra ancora, fate la foto e la taggate. Mamma mia, diventi viralissimo. Quanto ti devo per questo? Ma no, io faccio tutto. Guarda, andiamo a pari con l'informazione che non ti lavi, ok? le mettiamo solo così, dai. Ti avevo anche chiesto di non farmi ridere, che mi si smuove dentro. Pace fatta. Tutta con la una cosa roba che ho nei bronchi. Allora, al telefono c'è la Susi, il quesito della Susi. Susi, buongiorno. Buongiorno, ciao. Secondo te, il fatto che tu abbia riso vuol dire che hai capito la battuta? È perché siamo vecchi. Secondo te, i giovani la sanno questa cosa? Oddio, del quesito della Susi. Solo io, perché credevo che il quesito della Susi lo conoscessi solo no, io. No, vabbè, ma tu perché ti chiami Susi? Quindi cioè, no, mia mamma comprava la settimana enigmistica, sì, tutte le settimane. È una rubrica storica della settimana enigmistica, sì. Il quesito della Susi. Io non ho mai capito, tra l'altro, non ho mai saputo anch'io fare. Anch'io ho sempre fatto fatica. Era la parte per quelli intelligenti, quella. Noi leggiamo le barzellette, invece questa era la parte per quelli intelligenti. Esatto. Susi, vai, il tuo quesito alla dottoressa. Allora, giusto per stare proprio tra l'altro in tema dell'uscita del libro, per mi sembra di aver capito, il mio quesito è: io ho 35 anni, sono sposata da pochino, ho sempre voluto dei figli, non ci ho mai avuto questi dubbi, non li ho teoricamente nemmeno ora, e l'età giusta secondo me, per come sono fatta io chiaramente, poteva essere questa, 34-35 anni.
Chiaramente ne ho parlato con mio marito, tutti d'accordo, ok. Diciamo che nel momento in cui ora stiamo a concretizzare la cosa, io sono un po' colta da mille dubbi, fondamentalmente perché la mia vita, come ora, a me piace anche abbastanza, insomma, una bella vita, sono felice, sono serena, e ho il terrore, soprattutto anche il rapporto con mio marito, anche quello è un po' importante, che per me è, penso anche per lui, nel senso, è un bel rapporto, stiamo molto bene, insomma, stiamo bene insieme, bene da soli, bene con gli altri. Ho paura che l'arrivo dei figli mi cambi la vita, diciamo, per dirla brutta, come la dico io di solito, mi fa un po' fatica a smettere di vivere come sto, di vivere, diciamo, e poi passare a un altro genere di vita. È un altro genere di dipendenza, forse. Almeno sulle prime, è un altro genere di dipendenza anche, almeno all'inizio, quando il piccoletto, qualora ci fosse, fosse particolarmente piccolo. Senti, tu non puoi vedermi, ma io sto annuendo con grande convinzione, perché stai dicendo delle cose bellissime, nelle quali secondo me si potrebbero ritrovare tante donne. Si tratta di riflessioni che in realtà raccolgo spesso, quindi tanto per cominciare devo dirti che sono normalissime. Cioè, la prima cosa da smantellare è il mito che, anche solo immaginata, quella della maternità sia sempre un'idea solo bella e solo buona. No, al contrario, esatto. È foriera di una potentissima ambivalenza. Cioè, è molto normale sentirsi in una posizione ambigua che passa da una parte all'altra dello spettro delle emozioni possibili. Quindi intanto sei dentro proprio alla normalità più spinta. Questa cosa è molto vera dello spettro ambivalente, perché effettivamente i figli sono la cosa che ti danno, la cosa che ti dà dei picchi di gioia incredibili, ma le rotture di coglioni non è che sono poche, sono altrettanto incredibili, sono inversamente proporzionali alle gioie. Cioè, non è che sarà grandissime gioie e alcuni sbattimenti, grandissime gioie e grandissimi sbattimenti. Quindi è vero. Perché ho fatto la babysitter per tanti anni, oltre a che vedo magari anche il fatto che vedo anche altre persone, però sono stata babysitter per più di 10 anni, quindi io non conosco anche la parte brutta, nel senso, so che non sono tutte rose e fiori. E ci sono cose, ora per farmi capire bene, un po' di anni fa una signora mi disse, parlando dei figli, così mi disse: considera come sei ora, sappi che dal momento in cui avrai dei figli, quello che sei ora sparirà. Ecco, no. Non sarai mai più così. Invece qui mi permetto di dissentire, nel senso che anche questo credo che sia il risultato di una certa educazione che ci è passata sotto pelle, davvero della madre oblativa e sacrificale, per cui quando diventi madre sembra che passi un po' il messaggio che tu debba smettere di essere tutto il resto. Allora questa è propaganda, no, questa è una fandonia, è servito per mantenere l'ordine costituito. Adesso non ho tempo per articolare anche tutte le ragioni storiche e sociologiche che hanno portato a questo, però su questo, Susi, mi sento di dire che non è vero. Al contrario, io penso che la maternità impreziosisca e aggiunga, non vada a togliere, se riesce a fare spazio per tutto. Ma mi piace soprattutto dirti una cosa che mi hai sollecitato e che secondo me, oltre a essere vera, quindi te la dico autenticamente, è bella da poterti trasmettere. Cioè, tu facevi un quadro nel quale racconti una vita felice e quindi hai paura di mettere a repentaglio. Sai che, al netto di tutte le volte che mi viene chiesto, quando io creda, che poi chi se ne frega quello che credo io, però in linea generale, riflettendo insieme, quale sia il momento giusto per avere un figlio, al di là del dato anagrafico, a volte economico, pur da considerare, secondo me una buona variabile che fa partire con il piede giusto è essere felici. Cioè, se tu sei già una persona con una vita propria e che quindi non consegna alla promessa del figlio la speranza di darsi un senso. Cioè, se sei una persona felice, è un buon momento per fare un figlio, se ne hai ancora voglia, perché potresti legittimamente non averne e va benissimo. Però quello secondo me fa la differenza. È vero. Susi, ti dobbiamo salutare perché siamo andati lunghissimi. Però sì, ha ragione, cioè, è vero. Guarda, io nel mio caso specifico ho vissuto proprio questa roba qua. Ovviamente diventate di più, però tu e il tuo fidanzato, tu e tuo marito. La vita con tuo marito. No, però dico, è diversa da quando eri da sola. Poi si è aggiunto tuo marito, poi si aggiungeranno dei figli. Se voi siete a posto, andrà tutto a posto. Va bene. Faticoso, ma va bene. Susi, scusa la fretta, ma ti dobbiamo salutare. Che Maurizio ci fa brutto, se no. Ciao. And you just lay back. I got the flavor, the last. Yeah.
real shit, but I'm cold every season. Know he got that pipe, let him bust it till it's leak, yeah. Booty like a pillow, he can use it while he's sleeping. Look, don't be going through my phone, cause that's the old me. Ain't the only one trying to be my one and only. Real big, moving slow, that body like he a player, but for making it, cutting the whole team. That body, looking nice. I got cake and I know he wanna slice. I wish it was a fool, try to put me on ice. I ain't never had to chase in my life. I want that nasty, that freaky stuff. Live under my bed and keep tight up. That Hansel and Gretel, let him eat me up. Cause baby, I might just give you a bite of the sweetest pie. Ooh, baby, we can go fast. I'll drive and you just lay back. I got the flavor, the last, yeah, the sweetest pie. I might take you home with us. I might give you all of it. Come get your toes up, the sweetest pie. Ooh, that's the ride of your life. Hold on, cause baby, I might just give you a bite of the sweetest pie. Got me hung up from across the room. I'm so high that I'm on another altitude. And on my cloud, I got some space for you. Got a taste for you. Won't bounce to the out, pick it up, put it down. Wanna put his nutty buddy in my fudge round. Tight in the she ain't had it like this. Toes curling like they throwing gang signs on crib. One thing about me, I ain't taking no shit. He will, I know it's not his old bitch. Caesar, Milan, I got his train. Try to let a dog know who really running things. You've never been to heaven, have you? Ooh, it's the ride of your life. Hold on, cause baby, I might just give you a bite. Capisco benissimo l'ascoltatrice, ogni volta che a mia moglie, a me, viene voglia di pensare a dei figli, poi passiamo una serata bella, un weekend con gli amici, che magari hanno i figli al seguito, che sono dei rompiscatole e così, torniamo a casa e diciamo, ma chi ce lo fa fare? Ma chi ce lo fa fare? Sì, ma così come anche la reazione davanti al test di gravidanza positiva, positivo, che non sia necessariamente solo positiva, è un'altra cosa del tutto normale. Ah, non beh, significa che sì, si farà delle cattive madri. No, esatto. Significa solo che da lì in poi è un punto di rottura. È una cosa che ti spaventa. No, come diceva la dottoressa prima, dipende, cioè la gente forse sottovaluta che il momento migliore per fare dei figli è proprio quando stai bene e ti diverti e sei contento. Così come mi spaventa sempre un po' quando capisci che uno ha fatto dei figli perché nella vita gli mancava un pezzettino, non va tanto bene, allora dobbiamo dare un boost alla storia col marito, con la moglie, allora proviamo a fare un figlio, vedere se questa... quella roba lì è un po' più problematica. Se state bene, va bene. L'altra cosa che secondo me è importante, la dico malissimo, una volta che fate i figli non rincoglionitevi per sti figli, cioè sì, non diventate dei rincoglioniti perché, oh no, la bambina, no perché poi no, se no mia figlia... Vivete insieme a lui la vostra vita. Sì, Ale, anche perché comunque la coppia ha proprio un diritto di prelazione, nel senso che anche sulla linea del tempo è venuta prima, si era già guadagnata il suo posto e deve mantenerlo, anche perché comunque la relazione con il figlio, che se ne pensi, è a termine. Prima o poi sto figlio, sì, lo sì, devi va, salutare, sì, no, finisce. Certo. E invece la promessa messianica che il figlio mi farà felice, darà un senso alla mia esistenza, terrà insieme la mia coppia, è molto pericolosa anche rispetto all'evoluzione che quel figlio rischia di avere, che a volte forse diventa una stortura. Pensateci, intanto noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, vi ricordo il numero per gli sms che è il 347-342-5220, tra poco. DJ, riavvolgi. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Someone sort of window. Bye.
after all, you do know best. Try to slip past his defense without granting innocence. Bentornati, 12.39, siamo sempre in compagnia della dottoressa Stefania Andreoli. Una regola aurea della radio è non litigare mai con gli ascoltatori, andare il più d'accordo possibile con gli ascoltatori. Ma io, proprio perché ho un grande rispetto nei vostri confronti e vi considero degli amici, a volte mi viene da parlarvi come se fossimo amici, anche se in realtà non ci conosciamo, quindi magari non so neanche se sto interpretando giusto, però interpreto in base a come scrivete. Frinco sempre quando fai questa premessa. Allora, a parte che Sara già mi ha fatto saltare la bosca al naso perché mi ha mandato un messaggio e invece che mandarlo in un unico messaggio lo ha suddiviso ad ogni punto in 5-6 messaggi diversi. Ma questo è un problema mio. Sara scrive: Sara, ti chiedo scusa in anticipo, però quando prima dicevo se fate dei figli non rincoglionitevi, se tu avessi mandato prima questo messaggio avrei proprio pensato a te, come. Però te lo sto dicendo da amico, probabilmente sono stupido io, è uno scambio, ok? Vediamo. Sara che dice: mia figlia di 3 anni da una settimana sta diventando insopportabile, tutto un problema, capricci per ogni cosa. Oggi ho parlato con la maestra, sarà perché aspetto un'altra bambina? Come faccio a non farla ingelosire? Come faccio a rassicurarla? È sempre stato calma, non mi sembra neanche più la stessa bambina che conoscevo. Sai che pensavo un'altra cosa, però. Sara, perché ti fa arrabbiare? Perché Sara? C'ha 3 anni e una settimana. Da una settimana fai capire. Da una settimana. Ma la vuoi? Ma tu non hai mai avuto una settimana. Sara, tu non ce l'hai mai avuto una settimana in cui ti giravano le balle e ce l'avevi con tutti? Allora, sì, capisco cosa intendi, però posso suggerire che secondo me il tono del messaggio di Sara. Lo sto mettendo io. Forse perché ha scandito i messaggi. Se l'avesse scritto secondo tutto me in uno. Sei partito male lì. Se te lo scriveva tutto attaccato, eri meglio disposto. Perché io non ci leggo dentro, a volte ci capita, Ale. Mm. Sono d'accordo con te. Dobbiamo dire la verità: a volte arrivano messaggi aggressivi di genitori che si sente che si mettono proprio di punta e che non suscitano la nostra empatia. In questo caso, secondo me, Sara ha paura di sentirsi inadeguata. Va in ansia, non sa cosa deve fare. Ma non mi dà meno fastidio, perché io sono una mia battaglia di quest'epoca un po' così è lavorare sulla vostra autostima. Cioè, perché Sara, quindi è per questo che dicevo, questo messaggio mi ha fatto un po' incazzare, ma da amico te lo dico, perché ti devi sentire inadeguata? Che colpa ne hai tu? Cosa hai fatto? È una settimana che le girano le palle a tua figlia.
pazienza. Cioè non andate subito in sbattimento, oddio sto sbagliando, sto facendo qualcosa di male, ah no, questa cosa mi sta creando ansia, mi sta facendo sentire inadeguato. State calmi. Ma soprattutto, ci sto con te, in questo modo l'aiutiamo, non sentiamoci necessariamente così responsabili, esatto, del sentire dei nostri figli, nel senso che forse non dovremmo parlare al posto di Sara, però le fantasie che mi sorgono sono: sei incinta, aspetti la seconda bambina, magari l'hai tanto voluta, magari ti chiedi che se non l'avresti fatta la tua prima figlia sarebbe stata più a suo agio, credi di averle creato anziché un favore un problema, cioè ti senti il centro delle sue reazioni come se fosse colpa tua. Ma no, no, è questo che volevo dire a Sara. Anche Sara la piccola è una persona, è un soggetto e ha tutto un suo mondo che non necessariamente ha così tanto te al suo centro, a che vedere con te solo e soltanto. Sara, è questo che volevo dirti, cioè non andare in, non è colpa, non sei tu il problema sempre, cioè quando un altro ha un problema continuiamo sempre a pensare cosa noi possiamo fare, ma non è, cioè se il problema è suo è un suo problema, non sì, è che dobbiamo fare qualcosa noi, è un suo problema. Poi dicono a me che sono ego riferito, porco Giuda, impazzisco di sta roba. Romina, buongiorno. Buongiorno, ciao, ciao, come stai, ciao. Romy? Tutto bene? Grazie. Sì, 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 grazie. Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Allora, Romina, 45 anni di Parma, figlia unica di 15 anni, cioè tua figlia, sì. Senza, chi è che è senza sogni? Tu o tua figlia? No, lei. Ma quando dorme o i sogni intesi come prospettive, no, no, di vita? No, i sogni come prospettiva di vita. Cioè, ah, ok, ok. Faccio l'esempio. L'altro giorno abbiamo guardato un film, c'era in Inghilterra. Comunque io da giovane ho viaggiato il mondo perché sono una curiosa. E gli ho detto, ma guarda che è molto bella l'Inghilterra, Londra. Insomma, gli spiegavo un po'. E fa, beh, ma non mi interessa niente perché comunque io vado solo dove le cose che conosco. Voglio fare le cose che conosco. Ma come, scusa, come fai a conoscere, cioè non hai il sogno di girare il mondo come la mamma o no, ma ho detto, ma scusa, ma un sogno ce l'avrai? No, perché comunque io il mio sogno, perché dopo poi ho insistito, mi sono arrabbiato perché ho detto, beh, dove ho sbagliato stavolta, mi fa, no, l'unico sogno adesso è passare l'anno e per me è finita lì. Beh, un sogno, una casa al mare, un motorino, cioè io a 15 anni sognavo volere qualcosa. Hai visto che anche tu sei caduta nel trappolone di dire ho sbagliato io qualcosa, cioè ti prendi la responsabilità di ma cosa? Sì, ma perché forse io non gliel'ho mai chiesto pensando che comunque, cioè non, o non è mai venuto l'argomento, oppure non ricordo, sono ricoglionita del tutto. Non lo so, chiediamo alla dottoressa, proprio... è obbligatorio avere dei sogni? Beh, ambiziosi? Allora, delle ambizioni? Sarebbe meglio, nel senso che in un bilancio evolutivo è un ottimo segno. Però è anche vero che qua dentro, secondo me, c'è un mondo grande. C'è una quindicenne, adesso Federico Russo questa roba la usa probabilmente più tardi per farmi l'imitazione, però c'è una quindicenne che arriva dai 2 anni che tutti conosciamo, quindi sì, probabilmente non è nelle condizioni migliori per riuscire davvero ad immaginarsi degli orizzonti altri. Tant'è che lei ti dice una cosa che io noto dal mio osservatorio privilegiato perché lo faccio di mestiere, ma che potrebbe raccontarci di una piccola matrice di ansia. Mamma, io non voglio andare a scoprire il mondo, voglio andare sulle strade già battute, voglio solo fare quello che conosco già, che se vuoi può essere un timore dell'esplorazione che in questo momento tanti potrebbero avere e che potremmo tenere presente come questo tipo di ritrosia. Però nello stesso tempo io ho notato, Romina, che tu hai ripetuto un paio di volte un'altra cosa che mi è interessata molto, cioè, ma come? Non vuoi fare come ha fatto la mamma? Esatto. Ma come? Io alla tua età volevo. Allora, occhio signori, perché poi qua dentro c'è l'adolescenza. Cioè, se in effetti mia madre è stata quella roba lì e vuole per me quella roba lì, io cosa vuoi che faccia a 15 anni? Il contrario. Quindi io vado in Abruzzo, non ci voglio andare a Londra, voglio andare in Molise. Non mi dispiace, però ho bisogno, per dirtela tutta per bene e farti andare tranquilla nel resto del tuo mercoledì, di farti un altro paio di domande. Amici ne abbiamo? No. Qualche amorazzo? Tutti andati male. Ecco. Ma scusami, facevi questa domanda a Romina o alla figlia? Sulla figlia. Tua figlia. Ah, no, grazie. Sì, no. Tu rispondevi su di te o su di lei? No, su di lei. Ah, su di lei, perfetto, su di lei. Ok. E senti, conflitto in casa con voi genitori? Come tutti gli adolescenti. Cioè, ce n'è? Abbastanza, cioè, praticamente manda fanculo un giorno sì, ottimo, e l'altro questa anche. È la prima cosa che mi piace fino adesso, mi piace molto. Tono dell'umore? Sempre alto. Sì, cioè, dica no, 33. L'umore non alto, il tono della voce no, è alto. L'umore se ascolta sempre, una canzone voglia, di Blanco, non voglia, piange, non la senti rispondere emotivamente?
canta, sì sì, no, per cantare. Perfetto. Canta. Sì. Allora, occhio a questa cosa degli amici, che forse è quella che insieme alla mancanza di sogni potrebbe destare giustamente la nostra attenzione. Per il resto, secondo me, si tratta di avere 15 anni. Ok. Posso fare una domanda un po' da boomer, che magari è un po' un luogo comune, invece magari no. Può essere che rispetto a Romina 45enne di Parma, che nella vita, se voleva vedere una cosa, era costretta a prendere, alzarsi, uscire di casa, andarci. Anche. Come si chiama tua figlia? Maria Giovanna. Maria Giovanna. Te lo sei inventato. Va bene, non ho capito. No, va bene. No, Maria Giovanna, come tutti i quindicenni, il mondo ce l'hanno dentro il telefonino. Sì. Cioè, può essere che anche questa cosa qua... Assolutamente sì, assolutamente sì. Basta, però, niente, volevo solo chiedere parlare, sentendo parlare comunque a me della mia vita, dei miei viaggi, cioè, io sogno quando li racconto, forse... Boh. Sì, però può essere che lei se li faccia in maniera... Però bella, sei sì. tu, Romina. Sì. Okay. E quindi lei si starà strutturando nella sua soggettività e nella anche sua individualità. Anche perché è in prima superiore, quindi comunque anche il primo anno fuori dalle medie immagino sia comunque più difficile, perché poi queste domande me le sono fatte per fortuna, e quindi forse a pochi amici, perché quelli del medio ormai sono andati. Certo, no, ma infatti guarda, secondo me possiamo tranquillamente darle un po' d'acqua e riparlarne tra un po'. Adesso è presto per dire tutto. Ma io però con un po' di birra, male. Non va bene? Ma anche birra, a 15 anni va bene. Ciao Romina! Ciao, ciao, ciao. Con te facile un po' come sorridere, come bere un sorso d'acqua, è come stringere forte il cuscino e mille fate che poi danzano, ma è solo luce, solo polvere. Cos'è che mi trascina verso te? Io non lo so, forse stanotte morirò tra le tue braccia, come in un vecchio film in bianco e nero, e tu mi sposti i capelli che scendono giù da una spalla così ribelle, un ricciolo già balla. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Stare con te è facile, quasi come aprire. Io non lo so se stanotte morirò. Cosa della madre che dice mia figlia non ha, di Romina, no? Che diceva mia figlia non ha sogni. Una volta stavo parlando con un ragazzo che mi ha dato una chiave di lettura su un fatto che adesso vi racconto molto velocemente, che secondo me può essere applicabile anche a questo. Stavamo parlando di Fortnite, il videogioco Fortnite. Fortnite, per chi non lo conoscesse, è un videogioco forse il più famoso tra i ragazzi di questa generazione, e che è completamente gratuito. E questa è già una cosa che a noi fa impazzire, perché noi dovevamo pagarli. Invece questo è completamente gratuito. Dove monetizzano? Monetizzano
sui look che tu puoi dare ai vari personaggi. Quindi tu hai un personaggio, puoi vestirlo come vuoi, questi vestiti non gli cambiano minimamente le abilità, la forza, così, semplicemente sei più figo, no? I ragazzini spendono i soldi sui vestiti virtuali di questi personaggi. E a noi sembra un'idiozia. Io dicevo, madonna, ma com'è possibile spendere dei soldi così? Questo ragazzo, anche più grande di me, quindi ancora... Ma gamer? No, non gamer. Ha detto, però tu devi pensare che tu da piccolo, non so, una bambina da piccolo prendeva Barbie e poi le comprava i vestiti, comprava gli accessori. Semplicemente adesso lo fai nel virtuale. Sì. Però il meccanismo è lo stesso, ma noi facciamo fatica a capirlo perché avevamo bisogno di avere qualcosa fra le mani. Loro non ce l'hanno più. Quindi la figlia di Romina probabilmente ce li ha dei sogni. È che non combaciano con il metodo per raggiungerli della madre, della generazione. Sì, della può madre. Essere che non si parlino con quelli della madre. Esatto, probabilmente quella roba lì. Quindi Romina, insomma, tranquilla. Per la dottoressa, è morto l'animaletto di mio figlio di 8 anni. Come glielo dico? Urca. Però aspetta, no? Avrei ce ne sarà bisogno... accorto o no? Cosa è stato? Weekend con il morto, col criceto? Lo tenete lì, gli date da mangiare per finta, lo muovete con le bacchette. Se ne sarà accorto che è morto? Sì, andrebbe capito un po' la dinamica. Cioè, poi che animaletto fosse? Animaletto? A me, l'animaletto mi sa sempre di criceto. Oddio, faccio delle fantasie. Forse tuo figlio è un visitors. Chiamiamolo sai che se la settimana prossima. Se li mangiavano così. Ah, e poi tantissimi. Però, che spoiler, 8 anni si può cominciare parlare apertamente, lo sappiamo. A spiegargli le cose. No, l'abbiamo annunciato all'inizio, poi ci siamo persi via e in tanti stanno continuando a scrivere. Sì, ma i brufoli. Speravo sì, ma i brufoli. Sì, ma i brufoli. Perché ci attraggono cose che ci fanno schifo? Allora, perché di fatto il sentimento di disgusto, sì, a parte che è tra le emozioni che hanno una loro dignità, anche se di stampo negativo, e siamo portati invece a trattarla come di serie B, ed è importantissima da tenere presente, perché il disgusto, Ale, è l'altra faccia della medaglia del gusto, del piacere. Per cui che cosa succede? Intanto ci chiama molto, ci parla, ci attira, no? È anche il trash che fa quell'effetto lì. Poi fai fatica a staccartene perché, diciamo, una persona sana poi riesce a trovare la giusta distanza, a un certo punto si ferma, dà un freno, tu ci hai messo mezz'ora, va bene, può essere complessivamente adeguato, altrimenti di fatto il disgusto fa il giro e diventa piacere e viceversa, ma sono i quindi due comunque è una cosa che tu puoi nutrire. Eh sì, certo, non solo puoi nutrire, ma noi dobbiamo educare i nostri figli al disgusto, noi dobbiamo insegnare loro cosa non gli piaccia perché possano non sceglierlo e perché possano riconoscerlo. Pensa soprattutto ai più piccoli, Ale, stiamo per dire una cosa molto alta. È così che fai prevenzione, per esempio, della molestia, insegnando tuo figlio a sentire che cosa gli procura disgusto, che cosa gli procura dispiacere, che cosa non gli va. E quello è capace di riconoscerlo per poi dire: questa cosa per me non va bene, io non la voglio, non mi piace. Che sia il cibo, che sia un tocco inadeguato o che sia qualcosa Chiaro. Che non fa il caso suo. Pensa, vedi, partendo da questa cosa che tu dici, ah, Catalan si parla solo di minchiate, invece guarda qua cosa abbiamo tirato. Pensa a te. Sì, ancora un paio, dai. Urgente, dottoressa Andreoli, figlia con due brutti voti consecutivi in matematica, marito messa in punizione, rinuncia a danza ma aveva stage prenotato, che cosa faccio? Questa l'ha scritto come un fax. Due voti brutti in matematica di seguito sono la cosa più normale del mondo. La punizione è già aver avuto due brutti voti di seguito in matematica. Perché togliere lo sport? Perché togliere la disciplina? Perché togliere un appuntamento che in realtà poi può essere destressante? Perché togliere la passione? Perché punire? Magari questa ragazza sta facendo fatica in matematica, piuttosto affianchiamola con un aiuto. Sì, effettivamente, poi guarda, quello dello sport, perché essendo i genitori lo collegano a una cosa che ai figli piace, quindi dicono: non fai bene una cosa, ti levo questa. Però forse anche dicendo che va bene dare una punizione, ma forse non è lo sport ad andare a toccare, ma perché quella roba lì, anzi, è un rifugio che aiuta sì, tantissimo. Sì, sì, tutti gli allenatori su questo sono convinti. Ma aiuta anche voi genitori, Sì. Cioè, se vostra figlia si appassiona alla danza, aiuta anche voi. Magari nella vita questa ragazza farà la ballerina e non vincerà la medaglia Field. Certo, non saprà contarsi le dita dei piedi, però comunque magari sarà... Ma molto probabilmente ne avrà 10. Ma infatti, come la maggior parte di... No, Marilyn Monroe aveva la polidattilia, aveva 6 dita dei piedi. La stai discriminando? Stai facendo del body shaming su Marilyn Monroe? No, come fai a discriminare Marilyn Monroe? Dai, neanche sai impegnandosi. No, non discrimino. Ah sì, aveva 9 dita dei piedi? Ah, pensa a te. Mauri, quante dita dei piedi hai? 6. Ah, 6? Ma su un piede solo. Aveva 6 dita su un piede solo? Sì, non in tutto. Io pensavo in tutto. 10. Tutti dalla stessa parte? Ah, bravo, adesso me li fai vedere. Ci sentiamo domani da mezzogiorno a luna su DJ.